mi viene in mente l'Olimpico. Sì, questo è l'Olimpico. Mi viene in mente Genova, uno dei gol più belli della storia del calcio. Facciamo un applauso, perché insomma mi viene in mente, non in mente per niente, mi vengono in mente un sacco di cose, però pure al mister qualcosa. Mi viene anche in mente Manchester City, no? The King of Rome is not dead. aspetta, mi viene in mente 40 metri di campo e un cucchiaio a Giulio Cesar, no? Mi viene in mente l'ultima partita a San Siro, quando tutto San Siro, nel momento in cui sei sostituito, si alza e ti applaude. Facciamo un applauso. Io dico, che cosa... Che ricordi solo le cose belle? No, legate a te ce ne sono poche di cose brutte. Mi ricordo il 9 luglio del 2006, che era proprio ieri, e mi ricordo un campione del mondo come Francesco Totti, che vince la Coppa del Mondo a Berlino. Ti voglio chiedere che effetto ti provoca l'applauso del pubblico avversario. Non è facile rispondere, perché l'amore che provo io per loro, mo non sto qua a far lecchino, non lo segnare. Ah, non ne hai bisogno? Non ne ho bisogno. Okay. È un amore reciproco che sempre ci sarà sempre. E quando giochi soprattutto i campi all'estero, a Milano, a Torino e meno, Milano, che bene o male no, i romani non è che sono ben accettati. Essere applauditi durante una partita in un contesto simile ti gratifica.